sì, ragazzi, come vi dicevo, mi trovo qui con Samuel, lead singer dei Motel Connection, e ovviamente Luca Persico dei 99 Pose. Ragazzi, come state? Una favola, benissimo. Tu, una Samuel? Una favola, molto bene, siamo un po' sudati dopo queste prove estenuanti. Eh sì, infatti vi stavo sentendo già da quasi 2 ore, ma stasera già spaccate tutto nel Panda. Cioè, immagino sarà proprio una cosa fighissima. Ci sfideremo, sarà una sfida mettere insieme due generi musicali di estrazione molto diversa, però è molto simile la nostra attitudine alla musica, alla ricerca, la voglia di scoprire con l'elettronica il proprio percorso musicale, quindi sicuramente c'è un punto di contatto tra le due band. Dimmi Luca, che succederà in questa sfida del Red Bull Double Trouble e stasera? Di tutto, ci saranno i grandi classici delle due band e ci saranno dei momenti in cui le band si incrociano, per esempio un pezzo abbastanza conosciuto dei 99 Posse, il cui basso sarà suonato da Pierfunk. Un altro esempio, facciamo una cover dei Motel Connection noi e loro fanno una cover nostra, poi abbiamo un ospite noi e un ospite loro, poi facciamo anche una cover di terzi, tutti e due insieme. Quindi hai capito, ce n'è per tutti i gusti e per tutti i palati. Quindi per da buttare giù la città, perché praticamente è aperto a tutto il pubblico, possiamo stare tutti per la strada e quindi i palazzi giù, cioè distrugge tutto. Sì, l'idea di utilizzare dei luoghi che generalmente non si utilizzano per fare musica ma per altri motivi, riuscire a portare il pubblico in strada, riappropriarsi un po' degli spazi che sono nostri, questo è un po' anche il segreto di questo progetto. Ma chi vincerà questa sfida? I 99 Posse o i Motel Connection? La musica. La musica. Bene, che avete in comune? Cioè, oltre la musica, queste due vanno molto diverse. Voi siete 99 Posse, che è un rap electro anche, e un reggae muffin. Loro invece, Motel Connection, voi siete una band electro. Electro. Che avete in comune? Il passato. Un bel pezzo di presente, perché in questo momento stiamo condividendo una cosa. Ci siamo conosciuti tanti anni fa e da allora abbiamo sempre più o meno, come dire, calcato gli stessi palcoscenici. È capitato un sacco di volte di incrociarci, ancora dopo la prima e unica volta non è ricapitato partecipare l'uno ai dischi dell'altro, ma comunque sui palchi ci siamo incontrati un sacco di volte, condividiamo, come dire, una cultura di base che è sicuramente libertaria, sicuramente aperta ad ogni tipo di confronto e sicuramente antirazzista. E te, per te invece? Pur partendo da radici musicali abbastanza differenti, abbiamo potuto constatare in sala prove prima che riusciamo ad amalgamarci molto bene, anche perché una cosa ci accomuna tanto ed è appunto l'amore per questo stile di musica che ha rivoluzionato un po' il modo di fare musica negli ultimi anni, negli ultimi decenni. La musica che arriva dal campionamento, dal riutilizzo di altre musiche per costruire una nuova. L'idea che hanno avuto i DJ produttori negli anni 90 e che hanno in qualche modo riscritto il modo di fare musica del mondo. Questo è un punto di partenza per entrambe le band. Poi ognuno si è specializzato in una direzione. Una domanda un pochettino così: chi è il più forte di voi due, cioè delle tutte e due le band? Il più forte, il più cattivo. Il più cattivo è probabilmente il tour manager. Il tour manager, ecco. Perché deve essere cattivo di professione, cioè se non è cattivo lui. I tour manager sono sempre più cattivi. Il nostro purtroppo è la sciatica infiammata, quindi mi sa che... Non ti dico il nostro. Alla fine di questa sfida comunque voi siete amici praticamente, no? Si vede nel modo in cui lavorate insieme, ma a prescindere da chi vincerà, andrete a farci un cocktail o vi darete un bacino, un abbraccino? Certo, dobbiamo mangiarci la pizza, faremo tutte queste cose che si fanno insieme dopo un concerto. Ok, quindi facciamo una cosa, io mi invento quale sarà la penitenza per quello che proprio cadrà nelle sfide e poi vedremo che si fa, che va dite? Bene, ci stai? Ci stai Luca? Ok, accettato. Perfetto, quindi poi vedremo che succede dopo questa sfida qui a Radio Kiss Kiss insieme al Motel Connection e il 99 Posse.